Vittoria Bussi. Ciao, buonasera a tutti. Io ringrazio subito Vittoria per aver accettato il mio invito a questa nostra trasmissione denominata Ciclista Streaming. Di solito diamo più spazio alle ragazze giovani, dal lunedì siamo partite con delle esordienti, allieve, junior, però ogni tanto si mette dentro delle campionesse come è Marzia Bastianelli, Tatiana Guderzo e tante altre. E questa sera con Vittoria è, secondo me, una donna di 33 anni che ha vissuto la sua vita senza mai stare ferma un attimo e l'ha vissuta anche bene per quello che io conosco di lei. Quindi, Vittoria, sei partita dall'atletica. Sì. Com'è stato? Ecco, spiegaci te perché, com'è stato questo cambiamento, com'è avvenuto, i motivi e come ti trovavi magari nell'atletica e poi dopo nel ciclismo. Sì, ho vissuto una vita abbastanza, finora abbastanza movimentata, ecco. Ci si riposa solo dopo morti, canta Ligabue, no? Io non l'ho Cerco detto, di però seguirlo. Vittoria è romana di Roma. Sì. Non si sa, è laziale o romanista, però questo No, conta no, niente. romanista. Romanista. Ah, ecco. No, su questo ci tengo. Sarà la mia amica Mariella Quintarelli, che lei è una giornalista che segue il calcio maschile e femminile, che è sempre in tribuna stampa con la Roma, fa parte delle giallorosse, proprio. Quindi quando vorrai fare un'esperienza giallorossa, ti affido alla mia amica Mariella Quintarelli. Ok, volentieri. Sì, io in realtà ero ancora a Roma quando praticavo atletica leggera perché l'ho fatta a livello scolastico, ho iniziato con la classica corsa campestre scolastica e mi sono innamorata della corsa a piedi e come in tutte le cose che faccio mi sono tuffata un po' a capofitto, ecco. Ed è diventata sempre più importante, nonostante lo studio, comunque al liceo classico fosse comunque la priorità. Impegnativo. Sì, ed effettivamente è diventata poi la priorità lo studio. Quando poi sono andata all'università, ho intrapreso la carriera da matematico e mi sono trovata a un bivio perché comunque studiare, diciamo, all'università matematica per poter diventare ricercatore e poi professore e praticare atletica a livelli alti era diventato complicato. E sai, quando poi rischi di fare tutto ma male, e allora ho preso la decisione un po' amara, insomma, che è rimasta sempre un pochino lì, poi dolente, rovente dentro, e ho abbandonato l'atletica. È stato complice anche il fatto che poi comunque sono partita all'estero per Oxford, dove ho proseguito i miei studi, e quindi sei fuori da casa, una persona comunque giovane di 20 anni o poco più, si trova un attimino così alla ricerca di amici, di serate, per poter socializzare, crearsi una nuova vita. E quindi diciamo che mi sono messa a correre solo per tenermi in forma. E là in Inghilterra va tanto il triathlon. E allora un giorno il mio compagno, che mi ha seguito dai tempi dei tempi, mi ha seguito Rocco. fino in Inghilterra, Rocco, e un giorno si presenta con una bici da corsa e mi dice: "Va, vuoi fare triathlon? Allora ti serve la bici e pedala." E quindi nuotare sapevo nuotare, correre sapevo correre, l'unica cosa che non sapevo fare effettivamente era andare in bici e vai a imparare a clipparsi i pedali, fare le cadute solite al semaforo perché non riesci no, a scrippare in tempo. Quindi ho iniziato così, però anche lì nel giro di pochi mesi
Dal triathlon si è passati invece a lavorare solo sul ciclismo perché mi sono innamorata della bici. Poi si vive un ciclismo diverso in Inghilterra, perché comunque sei in queste campagne, sì, proprio Che veramente cosa di ti. diversità tra il nostro ciclismo e quello inglese che hai conosciuto te? Beh, innanzitutto non c'hanno le salite, quindi questo è proprio. Una Sai, questo è. fascista, per una crono women è diciamo è già tanto. Era perfetto, era perfetto. Sì, no, hanno molta possibilità, diciamo, di pedalare in tranquillità, perché appunto dove ero io non era città, quindi veramente ero in campagna e quindi non ho dovuto affrontare tutta diciamo, la fase di pedalare nel traffico, ecco. Il che mi ha permesso di imparare con tranquillità. E poi ci sono tantissime gare, veramente quasi ogni giorno, anche durante i giorni feriali, si può gareggiare. Fanno dei piccoli circuiti che magari durano un'ora, massimo un'ora e mezza, ma ti distruggono perché sono veramente circuitini di 1 chilometro, tutte curve. E quindi là effettivamente è stata una scuola ottima. Come si usava quando avevo 20, anche quando ero giovane, io che facevo il ciclista, i primi mesi, il primo mese, i primi 2 mesi erano tutti circuiti cittadini di 1, 2, 3 km. Sì, e quindi impari tantissimo lì perché impari a fare le curve. Poi che io abbia imparato effettivamente a fare una curva, questo è discutibile. Però diciamo che l'impegno di in quei mesi c'è stato e quindi niente, ho pure cominciato a vincere. Ho cominciato a vincere, là ci sono le categorie, sono passata subito nella categoria più alta perché continuavo a mettere su punti. E a un certo punto mi chiama Lanzoni, il DS a suo tempo della Michela Fanini, e mi propone di fare uno stage Il nostro per la amico prossima Giuseppe stagione. Lanzoni, che io ho maledetto tante volte, bonariamente, quando si correva da avversari, perché lui andava fortissimo in salita, io no, e quindi quando vedevo arrivare lui davanti, però siamo tuttora Una grandi amici e lo stimo sempre tanto. persona eccezionale di buon cuore, veramente. Colgo l'occasione per salutarlo. E così è nata, diciamo, la mia avventura. Mi sono trasferita in Italia, tanto comunque la tesi di dottorato era pressoché finita, quindi dovevo solamente poi discutere la tesi. E ho vissuto questo primo anno di professionismo. Devo dire in maniera abbastanza drammatica, perché poi è come passare dall'asilo all'università, cioè non basta avere il motore, ma in bici ci devi saper andare. Ci devi saper andare, quindi quando poi sei in gruppo, le dinamiche di squadra, insomma, tutta una serie di cose per cui se non hai l'esperienza la paghi. E quindi quell'anno l'unica cosa È buona che ho anche un fatto è grosso spreco di energie, no? Poi alla fine di Sì, io ero sempre tensione. lì al vento e non ho mai imparato proprio, appunto, poi era differente l'ambiente da cui arrivavo e soprattutto avevo 27 anni, per cui a 27 anni magari non hai quell'inconsapevolezza che si ha da bambini, per cui prendi e ti butti. Allora dicevo, ma questi sono pazzi, a 60 all'ora, 200 bici, ho detto, ma col cavolo che ci sto in mezzo. E quindi cioè, l'unica cosa buona che ho fatto quell'anno è stato un podio alla cronometro e agli italiani, che diciamo è stato un pochino il trampolino di lancio che mi ha fatto capire che poteva essere una strada giusta, perché comunque anche in qualche modo affine all'atletica, perché sei comunque da solo, hai il tuo ritmo, ci sono meno tattiche e da lì insomma ho iniziato poi, ho fatto un altro anno con la Servetto, che ha confermato, diciamo, questa mia cosa per le cronometro, e dall'app invece è nata proprio il progetto del record dell'ora. Ecco, questo diciamo che 2014 Fanini, 15 Servetto e poi dal 2016, visto che eri portata per le cronometro,
Ecco, ma come è venuta fuori questa idea, chiaramente credo insieme al tuo compagno, di prepararti per fare un record dell'ora? Perché penso che sia una cosa molto impegnativa sotto tutti i punti di vista, anche organizzativi. Beh sì, diciamo allora, dato che prima l'abbiamo nominato, lo nomino ancora, già Lanzoni a suo tempo mi ha detto tu potresti fare il record dell'ora. L'anno dopo come DS in Servetto c'era la Luisiana Pecoraro che è severissima, però anche lei mi disse tu potresti essere una buona per il record dell'ora. Io non sapevo manco che era sto record dell'ora, vado a vedere e mi innamoro di questa cosa, cioè comincio veramente a esserne Era ossessionata e una sfida importantissima per te proprio. sì, cercavo qualcosa insomma che da fare di alto livello, volevo realizzarmi. E quindi ecco, diciamo insieme al mio compagno, anche lui è uno avventuroso, ecco, diciamo così, ci siamo lanciati in questa cosa, abbiamo aperto una nostra squadretta, in modo tale che l'organizzazione fosse un pochino più fluida, perché diciamo l'organizzazione di un record dell'ora, oltre che E dal punto poi di ho vista visto fisico, forse alle iniziali dei vostri cognomi, no? La BJ Bike. sì, siamo Bussi a Vicca, niente di fantasioso, però ecco, No, diciamo, è nostra figlioccia adesso. Quindi. quando si fa il record dell'ora, anche il nome della squadra diventa importante. Eh sì, infatti ho sempre detto che l'abbiamo fatto in due questo record, perché poi lui è sempre stato lì e diciamo mi ha assistito anche quando comunque sarà a spiegare a tutto il resto del mondo, lascio una carriera in matematica, che era comunque una bella carriera, e mi metto Perché a. questo va detto per chi non lo sa, no? Perché tu poi dalla laurea in matematica pura hai proseguito per un dottorato di ricerca e poi hai avuto un post dottorato a Trieste, se non ricordo male. Sì, io diciamo, ho fatto il dottorato di ricerca ad Oxford e poi ho avuto un post-dottorato prima a Londra e poi a Trieste. L'anno di Trieste è stato l'anno in cui ho deciso di accantonare, doveva essere per un solo anno la matematica, tempo di fare il record dell'ora e poi di tornare a fare il mio lavoro. E invece poi alla fine mi trovo ancora qua, nel senso che poi pedalare mi piace tantissimo, quindi ho Ti è ripresa, cercato di farlo diciamo, diventare un lavoro. un'aspettativa, no? Una specie di aspettativa in questo traguardo importante che avevi ottenuto con lo studio, e poi invece, cioè anche questo, visto da lontano, è una scelta coraggiosa. Ma sì. Sì, coraggiosa, appunto poi dicevo anche un po' pazza, nel senso che poi il mio compagno è veramente stato una delle poche persone che ha seguito tutta la vicenda e ha capito. E quindi tante altre persone invece mi hanno detto: ma veramente tu sei matta che lasci tutto per fare questa cosa? Chi te lo fa fare? Non ti porta da nessuna parte. E poi invece alla fine, sai, la vita ti sorprende un pochino e mi sono fatta sorprendere. Infatti, cioè, razionalmente te l'avrei detto anch'io, Chiesti, ci vuole un carattere, ora, ci vuole un carattere particolare che creda e che sia pronta, credo che tu sia una persona che stai pronta sempre a metterti in discussioni e a cercare nuovi stimoli con nuovi traguardi. Sì, diciamo il fallimento non mi spaventa. Tante persone magari non hanno il coraggio di intraprendere qualcosa di grande proprio per paura del fallimento, mentre a me, diciamo, il fallimento lo reputo una fase della vita naturale, per cui
tento, se non tento è già un fallimento. Sì, ma poi il fallimento, no? Cioè, ora va di moda, è sempre andato per una certa parte di popolazione il famoso posto fisso, che poi è tuo, non era un posto, insomma, era una bella cattedra, no? Cioè, un ambiente prestigioso. Sì, no, beh, diciamo la vita da ricercatore è anche lì tremenda, nel senso che ci sarebbe da aprire un altro capitolo sulla ricerca in Italia, nel senso che poi se uno vuole fare ricerca in Italia, ecco, un pochino devi prima scendere all'inferno e poi eventualmente ottieni il posto fisso. E quindi a me l'idea anche di stare in giro per il mondo non piaceva più tanto, e quindi ho trovato magari il modo di rimanere in Italia. Diciamo che magari è stata anche questa la spinta, perché sennò sarei dovuta andare all'estero, negli Stati Uniti. Figuriamoci, la ricerca all'università negli Stati Uniti è incredibile, in Inghilterra non ne parliamo, cioè. L'Università di Oxford viaggia veramente nel futuro rispetto a noi, ed è un peccato perché poi alla fine la fuga dei cervelli è reale. È quasi obbligata, no? Nel senso che uno non ha altri Sì. scopi, è costretto a andare dove è anche più apprezzato. Sì, assolutamente. E Perché qui quindi magari un ecco. ricercatore di qualsiasi disciplina, insomma, ora è la parola sbagliata, però è considerato quasi. All'estero chiaramente sono oltre che strapagati, ma credo che si sente dire, insomma, che c'è tutta una serie di strutture adeguate e la possibilità di far carriera, di emergere, no? Di mettere a frutto Ma le sì, proprie in Italia è una cosa culturale che la ricerca non si capisce che cosa fa un matematico, cosa fa un ricercatore. Basti pensare adesso che per cercare il vaccino del Covid, se uno non investe nella ricerca, non ne usciamo. Quindi ecco, questa è la ricerca e noi scienziati dovremmo essere, diciamo, un pochino più considerati in Italia, sicuramente. un pochino, insomma, un po' tanto, perché no, non è da tutti, no? Non tutti nascono predisposti per poter e portati per poter perseguire una via di studi come quella che hai fatto te o anche in altri ambiti. Quindi, però, si sa che in Italia poi, strada facendo, si troverà anche altri argomenti, magari inerenti al ciclismo, dove purtroppo si vedrà che siamo capitati forse nel più bel paese del mondo, ma anche in quello più Eh sì. strano, per usare un Sì, termine proprio. siamo un po' così, boh, forse conservatori, non so, però ecco, è un bel problema pure questo. Poi per carità, i problemi, quando anche vivevo in Inghilterra, i problemi poi li vedi anche lì. Perché io comunque alla fine volevo tornare a tutti i costi in Italia, perché effettivamente è il posto più bello del mondo. La città eterna è la città eterna. Beh, poi Roma non ne parliamo. Adesso io sono in Piemonte perché malauguratamente ho trovato un piemontese come compagno e mi sono dovuta trasferire. Però Roma è Roma. Roma è Roma, No, siamo noi italiani scherzo, che io piano sono. piano ci sta rovinando anche Roma, però Piemonte è Sì. comunque una bella terra, anche il Sì, Piemonte, insomma tutta io l'Italia è bella. sono innamorata di Torino. Mi sono innamorata di Torino, quindi quando mi dicono che sono adottata piemontese, sono ben contenta, ecco. Quindi faccio le battute perché da buona romana gioco. Però mi piace tantissimo. Tra l'altro ho vissuto anche un anno quando ero lì in Fanini, ho vissuto in Toscana, mi sono trovata benissimo, lì in provincia di Lucca, Capannori, quella zona lì, e sono stata Zona tranquilla, benissimo. poi insomma, Sì, poi col a me famiglia. l'Italia piace tutta, sono innamorata dell'Italia, quindi
Poi ne parlo male perché appunto mi lamento, la fuga dei cervelli, quello, quell'altro, però sono qua e dovunque mi metti in Italia alla fine sto bene. Come dice il grande Brunello, è tutto un film. Eh sì. Sì, in effetti si potrebbe diciamo godersela di più questa bella Italia con tutto il nostro bello che abbiamo, dalla cultura, dall'arte, dall'agricoltura, dall'enogastronomia, qualsiasi argomento si tocchi in Italia è nato qui il mondo, no? Si può dire, insomma, c'è una storia infinita che si è portata anche Londra è costruita grazie anche alla mano dei romani, insomma, sì, diciamo conosciuti in bene e male in tutto il mondo. Sì, assolutamente. Però per il ciclismo, sì. Io nelle varie interviste è proprio uscito fuori che le ragazze, anche i giovani, hanno trovato questa differenza tra il ciclismo olandese, belga, inglese, dove parlano anche loro di gare una dietro l'altra, un sistema anche diverso di approccio alle gare, cioè, qui si sa che le donne c'è una gara ogni mese in Italia. È un bel problema questo, ma perché non so, siamo sempre troppo ingarbugliati con la burocrazia, credo. Perché alla fine, se fai una gara a circuito, non è che devi fare tutta questa chiusura di strade, non è che c'è tutta questo grande affare. Ovvio che deve essere tutto a norma di sicurezza, perché quella è la prima cosa, no? Però insomma, io vedevo lì, non era tutto questo grande affare, ecco, veramente c'erano dei circuiti settimanali, tutte le settimane c'era gente lì che organizzava e diciamocelo, c'era anche ti fa anche un bel giro di soldi, perché alla fine quando c'hai i partecipanti tutti i giorni, alla fine il ciclismo ha bisogno che giri un pochino di più il tutto, anche per magari per le associazioni un pochino più piccole, no? Abbiamo visto adesso con la crisi del Covid quanto si è sofferto, le associazioni sportive un pochino più piccole, soprattutto sono a terra. Quindi ecco, avere un sistema di gare così ti mantiene anche un attimino Lo economicamente. scorso anno, il nostro sito internet, che poi per cercare di fare qualcosa, per cercare di aiutare diciamo le ragazze che sono senza squadra, che non trovano squadra, o quella che magari è sempre in fondo al gruppo, o che quella che vorrebbe mettersi alla prova, no? Si è fatto questo team virtuale, dove ci sono una sessantina di ragazze, alcune anche estere. E allora volevo organizzare una giornata rosa con tutte le categorie, dalle giovanissime, e però come minimo mi serviva 12.000 euro, come minimo. E quindi mi è toccato scendere di sella e dire non la posso fare perché insomma è un impegno troppo grosso. Mentre con tutto il rispetto della sicurezza stradale, della sicurezza nelle gare oltre che stradale, perché noi tutti i giorni quando si fa le interviste si ricorda il caso di Giovanni Iannelli, questo ventenne che in una gara in Piemonte disgraziatamente c'è stata questa caduta e poi poveretto ha picchiato proprio in una colonna dove non c'era non era stata Sì. messa in sicurezza. No, un fatto per me è gravissimo e spero davvero che trovi Oltre, giustizia. ecco, la cosa peggiore poi, perché ora più peggiore della morte dice non c'è perché Giovanni non c'è più, però per il papà che è sempre qui, che cerca giustizia e che si è visto chiudere tutte le porte in faccia. Come è successo a lui, è in attesa di sentenze,
ancora una seconda morte, no? Sì, assolutamente, assolutamente. È inspiegabile davvero come questa storia non abbia una, diciamo, un po' di serenità, capito? Un finale comunque. Non dico un bel finale perché è impossibile insomma, una disgrazia del genere, ma un finale che dia un pochino di serenità alla famiglia, ma soprattutto anche, cioè lui lo fa anche perché non succeda di nuovo, ecco. E quindi dovrebbe esserci anche il coinvolgimento di tutti quelli che mandano i figli a gareggiare, ecco. Ma infatti io ci ho parlato Grazie telefonicamente con ci ho parlato telefonicamente e lui non è che chieda chissà cosa, gli bastava che qualcuno gli dicesse sì, abbiamo sbagliato perché non si è messo in sicurezza come dal regolamento, i giudici hanno chiuso un occhio nonostante la morte e hanno fatto omologare la gara, la federazione una cosa, l'ASPI un'altra. Abbiamo sbagliato perché ci siamo fatti prendere non so da cosa e finisce tutto lì. È quello che lui cerca ogni giorno e che io nel mio piccolo l'appoggio perché è giusto che, se non, che abbia queste scuse, ecco, perlomeno. Comunque, assolutamente. ritorniamo a parlare di cose. Luci e ombre italiane, ecco, penso che appunto sia un fatto un Sì. pochino tutto italiano, quello di sotterrare, di trovare sotterfugi, eccetera, quando la cosa c'è poco da trovare sotterfugi e. Sì, io ho imparato nei vari settori perché non mi occupo. Una volta che cessa l'attività quei 2 anni da professionista, poi per amicizia mi mise a seguire il calcio femminile, che a quei tempi ti facevano sentire un disagiato. Ma come? Eri professionista, vai a calcio femminile. A me piaceva perché queste ragazze si impegnavano come quando ero giovane ero stato io e c'era proprio la passione, no? Quindi è passato 30 anni e ora si incomincia a vedere qualcosina anche in questo sport. E quindi cosa ti volevo dire? Guarda, l'ho presa lunga e mi sono fermata a metà volata. E mi sono messo a seguire lo sport femminile e si è fatto tante di queste battaglie in tutti gli sport che ho fatto esperienza, il calcio, il ciclismo, poi sono ritornato al ciclismo. Adesso, se sei un ex atleta, ho avuto l'ok di Marta Zenoni, una mezzofondista che ha vinto 22 campionati italiani e ha 21 anni, insomma, no? Quindi mi voglio buttare anche l'atletica, mi piace fare esperienza. E da tutte le parti la solita storia, c'è una grande burocrazia e mi sono accorto che chi solleva il problema diventa il problema. Quindi non Sì, è sì. che il martinello della Chi solleva il situazione problema dà fastidio e crea non è scompiglio. che si prende in maniera costruttiva come tutti raccontano, insegnano a scuola, no? Ma poi in realtà se tiri fuori un problema come fece anche Silvio Martinello diventi un bersaglio perché poi vai a scompinare cose che non vanno dette, ecco, se poi c'è questi forma questa omertà, insomma, secondo me è sbagliato, però se va bene a questa maniera cerchiamo di conviverci. Ma sì, diciamo che andrebbe un pochino, si dovrebbe lottare contro questo perché non è un sistema giusto, Perlomeno a sì, mio parere. bisognerebbe Quindi analizzare e capire se c'è un problema, vediamo di risolverlo, magari è in buona fede, magari ci sono tante situazioni che penso che non è nel che. proprio piccolo ognuno di noi debba un pochino sforzarsi di avere il coraggio di metterci la faccia e di dire le cose come stanno.
se succede qualcosa nel bene e nel male bisogna parlare. E Sicuramente quindi. è alla base di una democrazia e di, poi, e di persone che è giusto che ognuno esprima la sua opinione e che questa opinione conti quanto quella di un'altra, no? Però sono Certo. curioso ora, perché tanto per riapprofondire alcune tematiche, il tempo ci sta, sono curioso di conoscere come avete organizzato questo gran lungo viaggio che è durato quasi 3 anni, che vi ha portato a vincere, a fare questo record dell'ora, che tuttora è tuo. Sono veramente, sono stati 3 anni intensi, nel senso che il primo anno è passato con me che dovevo imparare a girare in pista, perché io già avevo le mie difficoltà su strada, figuriamoci in pista, quando mi ha messo in pista senza freni a girare in una posizione improponibile sulla linea nera, quindi su un pezzettino di pista, senza sbandando il meno possibile. E diciamo che a suo tempo il record era anche un pochino più fattibile perché era 46 e qualcosa, quindi sai, 2 chilometri in meno. Di quella, ora mi sfugge il cognome perché è straniera, anche se la conosco. Sì, la Molly Van, sì. Insomma, ecco, era un pochino più fattibile la cosa. Poi dopo pochi mesi è arrivato a 48 e quindi ho dovuto anche rivedere la mia posizione, essere più aerodinamica, rivedere gli allenamenti. E poi hanno cominciato ad arrivare le spese perché comunque dovevi fare le trasferte in Messico e purtroppo questa cosa la dico appunto proprio perché si deve dire tutto. Io dico, Montichiari mi è costato un occhio della testa ogni volta che andavo ad allenarmi, perché Ah, dovevo addirittura pagarmi. ti preparavi per il record dell'ora in italiana e ti facevano pagare Montichiari, quel posto dove si gioca e che Montichiari, ti sta. il gestore di Montichiari a suo tempo mi faceva pagare, e non solo, quando io avevo chiesto di farlo lì da loro, mi hanno detto: guarda, a noi non ci interessa. Quindi questo è il livello, diciamo, che io ho incontrato con Montichiari, quindi non ho pietà su questo perché veramente non è stato un bel periodo Disarmante proprio per una potersi roba del allenare. Sì, per potersi allenare, quando mi chiedono perché sei andata in Messico, quando io scendevo dall'aereo da Aguascalientes, c'avevo la gente che mi veniva ad abbracciarmi, contenta che ero arrivata in pista, potevo starci quanto volevo, pagavo 200 euro al mese. Quando andavo là, quindi figuriamoci col caldo, eccetera. Sì, c'è l'altura, però c'è anche la buona cultura delle persone e l'affetto quando fai una cosa del genere. Chiusa parentesi. Sì, iniziavano le spese perché poi devi pagarti il passaporto biologico anche, che per carità, giustissimo, però è una bella fucilata di 7.500 euro. Insomma. Io avevo qualche risparmio da parte perché insomma lavoravo a suo tempo, però poi i soldi finiscono e inizia dalla ricerca degli sponsor, non solo quelli tecnici, quindi non solo quelli che ti danno la bici, le ruote, eccetera, ma anche quelli che sostengono certe spese, perché poi devi viaggi. pagare anche, devi pagare proprio l'evento, quindi devi pagare i commissari, i cronometristi, insomma, è una spesa dietro l'altra ed è anche un pochino brutto perché alla fine non è giusto che il record lo provi solo chi ha, diciamo, un piccolo patrimonio da parte. Il record dovrebbe essere una cosa aperta a tutti. No, già ci vuole una preparazione mentale non Eh indifferente, sì, perché infatti stavo anche tu. dicendo al mio compagno, mi è stato veramente sempre vicino, anche quando io non ci credevo, lui ci ha sempre creduto. E il primo tentativo non è andato bene, nel senso che ero 400 metri sotto il record del mondo, però è stata comunque la seconda prestazione di sempre, il che mi ha dato comunque coraggio per riprovarci poi l'anno successivo.
con diciamo una maturità diversa, perché poi diciamo che il record dell'ora è non è che tu prendi e parti e fai un'ora tutta, cioè ci vuole una gestione, bisogna capire che rapporto Vabbè, perché usare. sapelle. Con la testa ci devi star bene, perché poi alla fine cioè la fatica inizia già dopo 20 minuti, inizi a far fatica, quindi ce n'hai altri 40 da fare e non, devi andare a quell'andatura, non puoi mollare. Anche perché alla fine se hai fatto 48,007 di media, cioè non è che sì, che hai passato un'ora come fa il gruppo. I primi 200 km al Giro d'Italia, insomma, scherzare ride, perché a 40, tenere una media di 48 vuol dire andare anche oltre i 50 e avere magari anche qualche momento, penso, perché uno non l'ha mai provato, anche a 45. Ma in realtà non tanto, nel senso che più vari la velocità e peggio è, perché poi comunque sei in pista e non c'è mai un momento in cui magari c'è il vento a favore, contro, che ti aiuta, e non c'è mai la discesa, capito, che ti rilassi un attimo, e soprattutto c'è il rapporto fisso. Quindi sai bene che se tu rallenti in pista, poi per riprendere la cadenza di pedalata è finita. Anche perché poi hai per forza di cose un rapporto abbastanza importante, quindi io poi non essendo una pista, non è che andavo così agile. Rilanciare un rapporto del genere, se perdi la velocità, apri di cielo e quindi cerchi di essere più costante possibile, cioè il secondo giro devi già essere all'andatura che devi tenere per tutti i giri. Ecco. Quindi parti, tempo di partire e poi ti metti a 48 e mezzo da subito e lo tieni. Ecco, magari per come ti ho visto anche al mondiale a cronometro, che poi si affronterà anche questo, perché ho visto, ma almeno io mi aspettavo qualche cosina di più, no? Da te. Però ho visto Certo, che nel sei senso. una regolarista, te, no? Cioè una che comunque è il tuo pane quotidiano, la regolarità ha una certa andatura. Sì, assolutamente, però appunto capitano gare come quella del Mondiale Era che un avevo po'. anche preparato abbastanza bene, però purtroppo sono gare molto difficili, ci si rende magari poco conto per chi corre, ma per una che arriva dal niente come me, innanzitutto una condizione meteorologica del genere veramente ha messo a dura prova tante persone, e poi era un cronometro dove dovevi fare tantissimi cambi di ritmo, e io in salita, diciamo, a crono non è che mi ero tanto preparata, quindi ho dovuto far tutto un po' così, ecco, non ho fatto Sì. del mio meglio, ma sicuramente ho peccato di esperienza, nel senso che Non ti hanno preparata per quel tipo di gara lì. no, no, Magari no, sei no, no, stata. no, per carità, non voglio dire questo, assolutamente non, forse c'è stato un No, fraintendimento. preparata non nel senso la nazionale con Salvoldi, che comunque. Loro sono stati incredibilmente bravi e eccezionali, devo dire. Dall'europeo ho fatto veramente già un salto di qualità da quando mi hanno preso in mano loro, che è veramente non al di là di ogni aspettativa. Infatti, poi, comunque, il campionato italiano ho fatto seconda, la crono delle nazioni. Per un secondo non sono salita sul podio e c'era veramente gente che comunque mi era anche arrivata davanti al mondiale. Questo significa che la condizione c'era, solo che un percorso del genere era difficile. Io ho dato tutto, ma non, lo sport non è come la matematica che dici A più B è uguale, eccetera, eccetera. Lì puoi anche essere pronto per una gara, però quel giorno può succedere qualcosa e la performance non è che viene sempre come tu te l'aspetti. E quel giorno è stata una giornata storta per me, però appunto rientra in quei fallimenti di cui si parlava prima, nel senso sì, ovviamente è un fallimento,
un fallimento che pesa di più quando vesti la maglia azzurra, perché tu in quel momento rappresenti una nazione, la tua nazione, quindi ti brucia un po' di più. Però è stato anche un trampolino di lancio poi per impostare questa stagione qua, perché comunque io non mi sono arresa, nonostante i distacchi enormi che avevo preso. E purtroppo poi, vabbè, questa situazione qua del Covid ha un pochino rallentato i test, no? Perché poi alla fine sì, ti alleni, però poi la gara è quella che conta. Ma per Però quest'anno, quali erano le tue aspettative? Cioè, quali erano i tuoi programmi per quest'anno? Per quest'anno, se non ci fosse stato il Covid? migliorare il più possibile, gareggiare, quindi correre per vedere appunto tutta la fatica che si è fatta quest'inverno con Tacchino che mi segue, capire insomma dove siamo arrivati. Ecco, perché poi alla fine la gara è quella che ti dice dove sei, puoi fare mille test in allenamento, eccetera, e ti danno ovviamente un'indicazione più che buona, però poi la gara è quella dove vedi Il esattamente dove sei. cronometrista comunque a modo di, se si parla di cronometro, a modo di potersi testare anche, chiaramente la gara sì, però si può anche simulare una gara e è più facile testarci che non di un corridore su strada che comunque si deve sempre confrontare perché una Sì, gara sicuramente, è sicuramente. aperta. La crono è molto più scientifica, quindi riesce a prevedere molto meglio, ecco. Poi però appunto succedono giornate tipo il mondiale, che è una giornata no, e dopo 10 giorni una giornata sì all'italiano, dove c'era un percorso con penso più di 50 curve, quindi proprio per carità, io appena ho visto il percorso ho detto qua non arrivo, arrivo il giorno dopo. E Hai invece no. detto questa me l'hanno fatta apposta per me, per farmi vincere. Mamma mia, guarda, quando ho visto il percorso, guarda, ho detto no, no, ma non, io qua veramente faccio una figuraccia. E poi si vede che sono partita magari senza aspettative, sai quando parti così trallallero con la bici, alla fine, dato che la condizione c'era, in qualche modo è andata a sopperire tutte le mie carenze tecniche, ecco. E poi devo dire, mi ha dato una mano Daniele Fiorin, che lui è un mago Era con la entrato tecnica. prima Daniele Fiorin, è entrato a salutarti, ha detto grande Viti, e poi c'è un saluto anche di Bruno Rabiti e Lauro Baratella che mi ha un po' rimproverato dicendo ma Vittoria non è vecchia, ma io non ho detto che è vecchia, 33 anni e Eh chissà no, se una diciamo donna ha che. più vita, no, sportiva che di un uomo, No, no, anche se Rebellini. ti posso assicurare che 33 anni pesano un pochino nello sport. Allora, la testa funziona meglio. Devo dire che la mia testa funziona molto meglio adesso che sono più grande rispetto a quando avevo 20 anni, nell'affrontare la fatica, nella consapevolezza del mio corpo, eccetera. Però, io mi ricordo che quando facevo atletica mi allenavo e poi la sera andavo a fare la serata, no? E la mattina dopo mi allenavo. Se adesso faccio una serata, sta pur sicuro che il giorno dopo devo fare riposo. Chi ce la fa più? Quindi, sai, 33 anni pesano, però. Guarda che io ho visto delle calciatrici di altissimo livello che a 40 anni e correvano più che delle ragazzine e hanno smesso proprio perché gli era venuta a noia, cioè perché lasciamo perdere Rebellin che comunque nella categoria professionistica che fa lui è sempre un'icona, no? Perché solamente essere alla soglia dei 50 anni Ah, sì. che nelle continent, insomma, le gare che fa lui, se le vince, è una sfida contro la fisica, penso, non lo so, perché un ciclista di 50 anni non c'era mai arrivato. Ah, sì. Sì, soprattutto appunto nel recupero, quello che dicevo è la gara di un giorno magari te la cavi, però una gara a tappe, caspita, è dura perché il recupero per forza di cose. Quando sei, tra virgolette, più vecchietto, è più lento. È fisiologia, ecco.
però la testa fa tanto, fa tantissimo. Guarda, nel mio caso spesso la testa fa più delle mie gambe. Forse le migliori gare le ho fatte quando non ero al top, e quindi al top di forma, però di testa magari stavo serena. Ecco, la testa Quindi nelle ecco. donne, parlo di donne cicliste, lasciando le comuni mortali fuori dalla battuta, però nelle donne la testa è importantissima nello sport, più che in un uomo, no? L'uomo magari è più regolare sotto questo aspetto, mentre la donna si è motivata, concentrata, si è serena, se si trova bene con la squadra, se c'è tutto un insieme di cose che possono fare il meglio o il bello o il brutto tempo. Sì, assolutamente, però penso comunque che ad alti livelli anche gli uomini abbiano il loro bel da fare, diciamo, con la testa, ecco, perché poi alla fine, insomma, conosco atleti uomini abbastanza ansiosi, comunque magari hanno dei titoli da difendere, quindi con della pressione addosso, ecco, quindi diciamo che lo sport ad alti livelli mette a dura prova il rapporto con se stessi, ecco. Ma tutto ciò che, secondo me, al di là dello sport, tutto ciò che ci porta un po' oltre i nostri limiti, no? Io mi ricordo quando facevo alcuni esami universitari molto difficili, oppure ero invitata a parlare per presentare il mio risultato a delle conferenze dove mi trovavo veramente con gente davanti, che di tutto rispetto, ecco. E lì, caspita, vai a parlare davanti a una platea del genere e a spiegare quello che stai facendo. Insomma, io penso che in ogni campo, quando ci portiamo un pochino sui nostri limiti, dobbiamo fare i conti con noi stessi, ecco. Bisogna essere completi per poter fare meglio della concorrenza, no? In tutte le cose. Già. Perché le atlete che arrivano a certi livelli sono tutte forti, quindi come si insegna sin da ragazzini, la differenza la fanno particolari, la fanno tante piccole cose che poi messe insieme permettono di ottenere qualche cosina a più. Sì, benissimo. Senti, per ritornare un pochino, ecco, un altro argomento che poi mi ha portato anche a contattarti subito è questa tua famosa dichiarazione, no? Sul discorso, anche oggi ho rischiato di non tornare a casa. Una frase che noi l'abbiamo sentita più di una volta anche da ragazzine, dalle ragazze che vanno ad allenarsi tutti i giorni sulle strade, che vivono un pochino nel terrore di questa situazione che attanaglia tutti i ciclisti, indipendentemente, tutte le persone che usano la bicicletta o altro mezzo. E su questa cosa mi ha incuriosito il fatto che in un incontro sportivo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, hai avuto modo di confrontarti anche su questo, no? Sì, vabbè, per me è un tema che sta abbastanza a cuore, si vede, perché forse proprio perché ho iniziato tardi ad andare in bici e quindi diciamo che ho passato molti più anni alla guida di una macchina rispetto che alla guida di una bici. Quindi ho una visione, ecco, anche da non ciclista della situazione sulle strade. Ho una visione anche da corridore a piedi, perché comunque ho fatto atletica, l'ho fatta a Roma, e Roma è una città invivibile per i pedoni. Andavo a correre nei parchi e c'erano i cani liberi, quando i cani devono stare magari al guinzaglio. Insomma, la strada è di vari utenti. Al di là del mezzo che uno usa, e questa cosa in Italia sembra non essere capita, perché c'è questa sorta di anarchia, c'è questa sorta di
arroganza. E poi soprattutto ho visto che c'è questa categorificare, no, le cose, cioè tu sei ciclista, quindi anche se rispetti le regole, fai parte della categoria ciclisti, dato che i ciclisti non rispettano le regole, di no, in generale, allora tu devi essere punita solo per questo, capito? Quindi anche se tu sei nel pieno rispetto delle regole, perché qualche, posso usare, posso dirlo, cretino, magari entra in rotatoria senza fermarsi. Perché io non ho visti, ho visto delle scene, io ce l'ho con tanti ciclisti. Io quando ne becco qualcuno che mi dice: ah, beh, tu sei Vittorio Bussi, quella del record dell'ora, complimenti. Ho detto: no, tu sei un cretino perché ti ho visto che hai fatto una cosa del genere, quindi divento anche magari antipatica. Però è importante anche che noi rispettiamo il codice della strada, perché se no se la diventa appunto una guerra e se la prendono anche con chi le regole le rispetta. Quel mio video è stato fatto perché, nel pieno rispetto delle regole, stando sulla destra, la strada era a due corsie, una strada normale, una strada provinciale normale dove andavi tra i 50 e massimo 70 consentiti, e non c'era la pazienza di aspettare un sorpasso. E quindi ho cominciato ad essere sfiorata, e in quel momento sarei scesa dalla bici. Se non fossi stata lontano da casa, sarei tornata a casa a piedi. Perché era veramente uno dopo l'altro, e allora a un certo punto ho preso e mi sono messa in mezzo alla strada, intralciando il traffico, perché poi alla fine sì, andavo magari un poco più di 40 perché era pianura, non c'era neanche tanto vento, però comunque intralciavo abbastanza. E uno non deve portare a esasperazione le persone, perché poi quando porti all'esasperazione che si creano veramente danni e incidenti. E allora, quando ero stata, diciamo, poi premiata al Collare d'Oro, ho avuto l'occasione di essere premiata da Conte, e a me non me ne frega niente se mi dai il Collare d'Oro, perché il Collare d'Oro me lo porto nella tomba se non riesci a, capito, a sistemare la situazione, perché devi. C'è una sorta di guerra civile fantasma in Italia, dove c'è un bollettino di guerra giornaliero anche tra i motociclisti, cioè dal 4 maggio Se io si dice che veramente ogni giorno muore un ciclista senza considerare tutti i ciclisti che fortunatamente tornano a casa, magari come un'altra ragazzina che intervisteremo prossimamente, domani c'è Marina Romoli, però ci sarà un'altra Romoli, una ragazzina di 18 anni che in allenamento, in un'intervista che aveva dichiarato che aveva paura di andare in bici perché sono magrolina, ho paura che non mi vedano, con il papà dietro motocicletta a pochi centinaia di metri da casa, la macchina è andata dritta alla curva e gli ha strappato di netto un braccio. E questa ragazzina a 18 anni si è ritrovata senza un braccio e sola, abbandonata come succede in Italia. E così purtroppo ce ne sono sempre tante, e la cosa che fa rabbia è che non dico che sia facile trovare un rimedio, ma mi sembra che non si faccia proprio neanche nulla. No, non è che è difficile, perché basta che tu fai una bella campagna pubblicitaria su tutte le reti televisive, come a suo tempo è stata fatta la campagna per l'alcol. Non so se ti ricordi, qualche anno fa, ormai parlo di magari una decina d'anni fa, in cui le morti il sabato sera di questi ragazzi usciti dalla discoteca hanno fatto una serie di campagne pubblicitarie, e in più hanno cominciato a fare le multe. Allora, il problema è stato semi-risolto. Adesso dovremmo fare la stessa cosa, cioè fai su tutte le reti, paga lo Stato per fare una pubblicità del genere, perché non se ne parla che devono farlo le federazioni, deve farlo lo Stato, perché le morti sono in Italia e quindi se ne deve occupare lo Stato. Fai Ci sono una bella anche campagna morti che non pubblicitaria. fanno lo sport, no? Che sono anche la donna che prende la bici per andare al lavoro, andare. No, fai una bella campagna pubblicitaria e poi cominci a fermare le persone con le multe. E ogni ciclista dovrebbe avere una bella telecamera sulla bici. Ah, Questi questa io ce l'ho. video poi dovrebbero essere
resi diciamo legali. Una volta che tu poi vai dal carabiniere a fare la denuncia, dovrebbero essere dei video che hanno una valenza legale, per cui tu fai vedere: ah, questo qua mi ha sorpassato a mezzo metro di distanza anziché dal metro e mezzo, targa e multa. Sì, ma Cioè, infatti. meriti ce ne sono col GPS, insomma, è semplicemente che penso che sia una cosa scomoda da parte del governo, perché è molto più figo, no? Dire vi regalo le bici, vi do il bonus 500 euro se comprate le bici e prendi i voti anziché mettere mano alle tasche degli italiani, perché sai che lì i voti li perdi. Quindi io sono molto schietta su questo, perché le cose sono chiare, perché ormai sono mesi e non è stato fatto niente e continua a morire la gente e a me non sta più bene. Tutto Anche qui. perché io, guarda, dopo 40 anni ho tirato giù la mia Colnago del 78 e ho detto, anche perché ho fatto dei completini per queste ragazze, quindi con i nostri valori, no? La lotta al doping, no? La violenza sulle donne, la sicurezza, eccetera. Allora me ne sono fatto una anche per me e ho preso la bici, ci ho messo la telecamera e sono uscito qui nelle mie zone che sono anche abbastanza di campagna e mi sono proprio accorto che quando le macchine arrivano a uno stop, a un semaforo, non ci vedano proprio. No, Non ci no. vedono proprio. È come se io non sono magrolino, cioè sono piccolino, la maglia è anche magenta, quindi però non siamo visti proprio. E purtroppo ogni volta che intervisto una ragazza giovane, alla fine racconta che è stata presa da una macchina. E anzi, le ragazze sono anche trattate peggio perché poi gli dicono anche tante brutte parole, anche indipendentemente se una è giovane o se una è carina o no. Quindi. Sulle parole lasciamo perdere. Lì è uscito il mio buon romano in Piemonte, diciamo. Però vabbè, gli insulti almeno, dai. Non, su quello ci si passa anche sopra. Il problema Infatti è. è arrivato qui con noi Andrea Vezzosi, che è un dirigente federale toscano e che dice sì, cerca di promuovere l'uso della bici con un incentivo e poi non si riesce a mettere a posto, diciamo, quello che può succedere, tutto quello No, che sappiamo. il problema di questo incentivo è che è anche pericoloso, perché tu metti sulla gente, sulle strade gente che non ha idea del pericolo. Cioè, tu pensa, presi dall'euforia, perché io ho tanti amici che hanno fatto questa cosa, presi dall'euforia di sto bonus per non sprecarlo, comprano la bici e si buttano su strada. Ma su strada tu ci devi anche sapere andare. Perché metti a rischio io ho visto gente in contromano, gente senza casco, ma delle robe allucinanti. E allora tu, governo, sei responsabile di questa storia. Cioè, tu stai dando le bici senza il minimo di cultura sulle strade italiane. Questa cosa è Soprattutto pericolosissima, è fuori di testa. E stai dando le bici. poi sarebbe una bella iniziativa fosse stata fatta in un paese pronto a riceverla, ma noi non siamo un paese pronto perché non c'è la cultura del ciclismo, se non quello visto. Sì, siamo il paese del Giro d'Italia, va bene, però la gente, cioè, gli sta bene solo quando lo vede in televisione o quando il ciclista non intraccia la sua strada. Cioè, se il Giro d'Italia passa a Roma, i romani si lamentano perché bloccano le strade. Questa è la situazione, purtroppo. Sì, infatti, se l'Italia fosse, cioè prima si prepara le strutture, le strade, le piste ciclabili, no? Queste pistine ciclabili ridicole che hanno fatto anche a Milano, che hanno fatto anche qui nel mio paese, che non Sì, no, servono a quelle niente, no? sono più pericolose che altro, perché poi ci trovi appunto. Ci trovi il classico signore col cane sciolto, il cane ti attraversa all'improvviso e se tu provi a dire guarda che sulle ciclabili il cane deve star legato, sì, vai anche a finire
mi sa che devo mettere in carica il telefono. Vai anche a finire a discutere, ecco. Scusatemi, mi vedo un attimo al buio, adesso torno, devo prendere il caricatore del cellulare. No, no, fa parte della diretta e se è già successo è E bello così. Sì, e quindi ecco, purtroppo, ma... non siamo pronti, non siamo al di là del, ci vuole proprio la cultura e ecco, questi soldi qua magari potevano essere investiti in un altro modo, sicuramente. Prima di regalare le biciclette o di dare questo contributo, era meglio lavorare su dare le strutture dove poter andare poi e praticare il ciclismo e la bicicletta. Sì, assolutamente, assolutamente. Quindi mi spiace dirlo, mi sembra più una cosa per crearsi voti e basta. E La solita purtroppo la penso così. propaganda politica, E... Com'è? la solita propaganda politica. Sì, devo dire che purtroppo a me sembra questo. Io mentre Quindi. mi sono documentato, in Inghilterra non sono riusciti a modificare il codice della strada, e addirittura hanno fatto una specie di manifestazione con delle bici, con dei pali simbolici alati, insomma, tutte le macchine che passavano a destra. E ho letto anche che in Germania Rudolf Scharping è riuscito a inserire l'obbligo di educazione stradale sin dalle scuole elementari Sì. e le corsie ciclabili lungo le strade di alto scorrimento, quindi non la ciclabile nel paesino che dal bar ti porta in piazza che sono 100 metri, ma lungo le grandi arterie stradali. Quindi già Sì, ma qui. ecco, basterebbe fare reinserire un pochino di educazione civica. Io mi ricordo alle medie la facevo educazione civica, però andrebbe reinserita in maniera un pochino più importante come materia e poi soprattutto magari fare un pochino di corsi più importanti anche a scuola guida quando dai la patente, perché poi adesso queste patenti pure che vengono rinnovate anche al novantenne, cioè quando, adesso è capitato a tutti noi, adesso con tutto il rispetto delle persone di una certa età, per carità ci mancherebbe, è capitato a tutti a noi il famoso vecchio col cappello che non ci vede. È questa cosa che rinnovano le patenti a delle età dove è palesemente ingiusto dare una macchina in mano a un signore che non può più farlo, o signora che non può più farlo, ecco, è pure là un giro di soldi delle scuole guide. Sì, ma in Italia, ecco, poi si ritorna sempre lì, no? In Italia funziona, si sa tutti come funziona, tutti lo sanno, però poi i partiti riescono a mettere i tifosi, io li chiamo tifosi politici, uno contro l'altro e come dicevano i Sì, latini, dividi et tempera, e loro sì. vanno avanti ridendo alle spalle nostre, però non viene risolto nessun problema, che poi ecco, quando si parla di ora il ciclismo, questo tema della sicurezza stradale riguarda tutti, ma se si ritorna un attimino sulle donne, ci si potrebbe stare qui, ci si potrebbe scrivere l'Odissea, cioè no, prendendo anche la famosa legge 91 del 23 marzo 1981, che io ormai ho imparato a mente in tutti anche nelle virgole, cioè dove lo Stato diciamo una parola buona, esclude le donne dal poter diventare professioniste, anche questa è una cosa che capita solo in Italia. No, su qua non c'è niente da aggiungere, sinceramente. Non è neanche commentabile perché non ha senso, ecco. Cioè, oltre che la fuga di cervelli, ci dovrebbe essere anche la fuga di atleti dall'Italia per tante cose. Ma le lasciassero Non libera, no? Il diritto al lavoro, se una persona è brava, studia e si trova e diventa
fa la tua carriera, diciamo, perché gli devi proibire di poter svolgere un tipo di lavoro? Io credo che il professionismo non è una cosa facile in Italia perché mancano soldi, mancano. Però le ragazze dovrebbero essere libere in qualsiasi sport e disciplina, di poter passare professioniste se una squadra spagnola o tedesca o americana le prende e gli fa fare professioniste. Perlomeno questo. Certo. E non si capisce, io non sono ancora, non sono, non sono riuscito a capire perché si sta lottando per far modificare questa legge e nessuno la vuole modificare. Quindi hanno dato la responsabilità alle federazioni, le federazioni la ridanno, e come le solite cose. Sì, torniamo sempre sullo stesso punto e poi ci si ingarbuglia e non si fa un passo avanti. È così. E così anche per quello che riguarda la visibilità, no, dello sport femminile. Solito. Sì, quest'altra è un'altra di quelle cose inspiegabili che non... Cioè, è arrivata appunto, magari un pochino più dopo, un pochino dopo, con una maturità diversa in questo mondo, vedo delle cose di cui non mi capacito, cioè non capisco perché quando si fa una gara uomini, la gara donna non può essere messa lo stesso giorno, in modo tale che la vedono tutti, ma anche i grandi giri. Secondo me, cioè magari con degli accorgimenti su a livello di chilometri, di tappe, perché magari fisiologicamente, poi non sono un'esperta, per carità, ci mancherebbe, però magari fisiologicamente siano diverse, quindi non si può pretendere che facciamo tappe di 200 km. Quindi magari con delle accortezze, però, ma si può sapere perché il Giro d'Italia la gente pensa che c'è solo per uomini, cioè questa cosa è Perché allucinante, le secondo donne me. non lo fanno vedere. Ora, magari le nuove modifiche del nuovo regolamento UCI ha imposto che come minimo una gara World Tour sia ripresa, sia mandata in diretta streaming. Certo. Che già è poco vedibile, no? Perché se io ho visto nel calcio femminile dove non lo facevano mai vedere, le dirette streaming sono seguite poco, diciamoci la verità. Una volta che l'hanno dovuto mandare per forza quest'anno scorso su Rai 2 in prima serata, hanno fatto 7 milioni di ascolti e sono piaciute, ma non perché hanno vinto. Non è come nel ciclismo che voi vincete, le ragazzine junior vanno in pista, vincano l'Under 23. Sono belle, come dice la Guderzo, siamo belle, siamo di lì, siamo di là, però figuriamoci, dico, se ci hanno fatto tutti questi ascolti le calciatrici che poi sono entrate nelle prime 8, quindi hanno si è beccato una sonora sconfitta con gli olandesi, le cicliste vincano sempre, sempre, sempre no, però vincano tanto. Figuriamoci se le mandi sulla Rai, cosa potrebbero trasmettere, quale pubblico potrebbero avvolgere, no? Però anche questo è un Certo. mistero. Siccome ho un mistero del campionato italiano, mi permetto di dire che il campionato italiano, chi organizza il campionato italiano dovrebbe essere tenuto a organizzare sia quello maschile sia quello femminile. E qui sto lanciando un messaggio in diretto a chi quest'anno organizza il campionato italiano, che trovi il modo di inserire nel calendario ad agosto anche il campionato italiano femminile, perché da quando io faccio ciclismo, quindi ormai sono dal 2014, sto benedetto campionato italiano, soprattutto già quello su strada magari a volte viene recuperato, ma quello a crono non viene mai fatto prima di ottobre ed è una cosa ridicola, appunto. Non è giustificabile, quindi chi organizza il campionato italiano e trova gli sponsor per organizzare il campionato italiano non può fare tagli sulle donne, deve essere organizzato sia per uomini che per donne, altrimenti il campione italiano non lo organizzi se non hai abbastanza soldi. Qui c'è, secondo Ho me. fatto la mia piccola polemica, però quest'anno Sì, no, mi brucia no, ma è più che polemica. particolarmente.
vedere un sicuramente campionato sarà. italiano che viene fatto solo uomini, quando comunque in crisi ci siamo sia uomini che donne, tutti abbiamo voglia di correre, di gareggiare. Proprio quest'anno mi aspettavo che questa cosa non succedesse, quindi mi auguro vivamente che anche noi avremo il nostro campionato italiano, sia su strada, sia a crono, ovviamente, che ci mancherebbe, ad agosto, come gli uomini. E noi, oltre l'intervista, poi la estrapolerò alcuni pezzi, no, col tuo permesso, e li manderò in giro, perché con piccoli messaggi che però è bene che arrivino a chi di dovere, anche se so che ci ascoltano, ci seguono in queste dirette, soprattutto poi anche dopo, nei giorni a seguire. Qualcosa si stanno facendo. Io vedo che il gruppo Sportivo Emilia intanto organizza il Bagelli Donne, il Giro dell'Emilia Donne insieme agli uomini, cioè, insomma, si Sì, incomincia a parlare anche assolutamente. dell'Lombardia, cioè, qui dovrebbe stare un pochino anche la federazione, un po' come ha fatto la federazione del calcio, che ha obbligato le squadre maschili professionistiche a fare il femminile, obbligato, che poi tanto dice te fare donne e io ti do questi soldi. E stop, no? Però intanto le ragazze ci hanno guadagnato qualcosa e ora lo dovrebbero fare anche nel ciclismo. Cioè, qual è il Sì, problema anche mentre organizzi in Lombardia a far partire prima le donne? qui. Ho visto No, che all'estero ci sono tante gare di World Tour che sono uomini, le solite gare. Addirittura quest'anno ci hanno messo anche la Parigi-Roubaix. certo. Sì, Vuol dire che le donne assolutamente. fanno audience, anche le donne, cioè, anzi. Assolutamente, non è concepibile che quando organizzi una gara e hai tot soldi a disposizione dagli sponsor, il primo taglio che fai è tagli la gara donne, capito? Non. Come è successo a Liberazione a Roma, no? Mancava Sì. soldi, chi hanno tagliato per prima le donne. Sì. No, e si ride se non piange, perché è veramente una cosa tutta italiana questa. Però speriamo che piano piano. Ecco, concludiamo con questo, così poi ti lascio libera. Ma alla tua domanda, il Presidente del Consiglio cosa ti ha risposto? Cosa ha propagandato? Ma mi ha risposto: ho capito, ci lavoreremo. Però, nel senso, cioè, forse non, la cosa non è chiara, ma io veramente pagherei oro per poterci riparlare, perché cioè, qua forse lui non ha capito che è un'emergenza. Chi continua a dire è un bollettino di guerra, cioè tutti i giorni ci sono morti sulle strade. Aspetta, io l'ho chiamato facendo un paragone che comunque io lo chiamo ciclisticidio, no? Perché è Ma la sai qual è solita. il problema? Ma non è tanto. Io invece il messaggio mio è diverso, cioè io non voglio creare questa cosa del ciclista, che è un problema del ciclista, qua è un problema proprio di tutti, capito? Cioè, dal 4 maggio, per esempio, che c'è questa frenesia in giro per le strade, ci sono tantissimi morti in moto. Lo so questo perché ho tanti amici che vanno in moto, ci sono incidenti su incidenti di motociclisti. Dovrebbero quantomeno fare qualcosa col GPS sulla velocità, perché non è più possibile proprio la situazione sulle strade, quindi non è solo una questione di noi ciclisti, è proprio una questione che ognuno di noi fa delle gravi infrazioni del codice della strada e continua a dire, e sottolineo, indipendentemente dal mezzo che guida. Perché anche quando un motociclista ti sfreccia sui tornanti in montagna a 100 e passa chilometri orari, e quello è come se c'è un fucile in mano. Capito? Quindi Certo. là può ammazzare chiunque, può ammazzare se stesso, può ammazzare una famiglia che è in macchina e tranquillamente sta facendo la gita in montagna. Quindi bisogna fare un attimino più manforte proprio su tutte le pattuglie che c'erano in giro durante il lockdown. Dove sono finite?
che ci chiedevano pure di che colore c'erano le mutande durante il lockdown, se provavi ad uscire. Dove sono finite tutte queste pattuglie? Secondo loro fanno quello che gli viene detto, quindi Non devono ce l'ho con le attenersi. forze dell'ordine, non ce l'ho ovviamente con le forze dell'ordine. Però io quando ho avuto l'incidente a novembre, qui vicino a Moncalieri, vicino Torino, io ero stesa per terra, perché quando c'è l'incidente non è che sei lì ridente. Io ho visto passare tre pattuglie, si sono anche accostati. E hanno detto: no, non è nostra competenza, arriverà la pattuglia di competenza. Sono passate tre prima che arrivasse quella giusta. Io non ce l'ho con loro. Loro poi, quando è arrivata quella giusta, finalmente mi ha spiegato la situazione, che è drammatica, ma non è colpa loro. Loro fanno quello che ti dicono. E però allora i piani alti non hanno ancora capito che è una cosa E piani bassi, la importante. realtà è un'altra. Era stata fatta una bella manifestazione a febbraio da Alessandro Malagesi, che aveva organizzato questa bella manifestazione, e qualcosa si stava muovendo. Poi c'è stato questo stramaledetto Covid che ha fermato tutto e ovviamente ha fatto passare la cosa in secondo piano. Però adesso sì, c'è questa ripresa, però è una ripresa un pochino dove non è che andrà proprio tutto bene, come si diceva, no? Ecco, io Lanzoni ti disse, ti consigliò di fare il record dell'ora. Io ti do un altro consiglio, sperando che sia vero, no? Conoscendoti in questa diretta che abbiamo fatto. Quest'anno ci doveva essere il rinnovo delle cariche all'ACSI, che è il sindacato, come sai, del ciclismo. E c'è una grande ex ciclista che io stimo, Alessandra Cappellotto, la conosco, insomma. L'ho sentita oggi, lei ha tutta la mia stima e il mio rispetto, ce lo siamo ridetto, ogni volta che ci sentiamo ce lo diciamo perché c'è veramente tanta stima e rispetto reciproco. E io, per quello che riguarda la persona, la ciclista, l'ex ciclista, nulla da dire, grande rispetto. Come riguarda la donna sindacalista, io magari diglielo anche te, cioè, per quale motivo deve mettere a repentaglio la sua carriera di ciclista, che è ricordata da tutti come una grande? Perché in quel ruolo lì che ricopre lei, ci vuole una persona che abbia la sua voglia di volontà di cambiare le cose, la sua grinta, non una che vada a Roma dalla Fedeli, dio, ma dove vai dalla Fedeli a farsi la fotografia al Parlamento? Ci vuole gente che porti sul tavolo e combatta veramente anche in federazione, non puoi fare l'inciuci con la federazione, con gli organizzatori delle gare, perché all'ACPI gli danno il 3% sul compenso dei ciclisti, delle cicliste. Quindi si crea questa catena. Non va bene. Non va bene perché ci No, vuole adesso persone e ci vuole prima per questi cambiare le cose. dettagli non li so, però non, ti dico, ognuno poi ha il suo modo di fare, cioè magari un attimino poi tra il dire e il fare è un pochino più complicato. Ecco, anch'io in tutte le mie battaglie che faccio, purtroppo non è che ho concluso tanto. La gente mi ringrazia per quello che faccio, per questa sicurezza stradale, però io purtroppo ho portato a casa poco, nel senso che non, effettivamente non è stato fatto niente. O in Italia Però funziona che o vedi, stai. se lo fai da ciclista, fatto il record, sei una persona che ora ti sei fatta conoscere per tanti motivi e quindi ti ascoltano, no? Come, però un conto è avere la carica che ha l'ACPI, quindi non dico solo Alessandra Cappellotto, io parlo di lei perché combatto lei, nel senso che se si dimettesse farebbe un bene per il ciclismo, però nonostante che dico che è una brava persona e che quindi su questo niente di personale, però una persona che ha la carica sindacale, anzi il LASPI è il sindacato più vecchio di tutti, deve avere una forza sia col governo, ma non andare lì a baciare la mano, deve andare lì come fanno i sindacati. Io non sono neanche tanto favorevole a queste cose, però. E devi andare lì a fare il tuo lavoro, cioè devi andare lì a pretendere. Non è possibile che il ciclismo
e la federazione ha riconosciuto 2 milioni di euro col 50% di sconto su tesseramenti, e il calcio gli ha dato 22 milioni di euro alle società. Il ciclismo ha bisogno di persone che vadano anche a farsi intendere, perché è il secondo sport più popolare d'Italia. È amato, e quindi ci vuole gente che vada lì Beh, e cioè, col calcio, fa vabbè, c'è un vedere. altro giro di soldi, col calcio. Il calcio ci ha saputo fare e ci sa fare perché la Vabbè. federazione è piena di soldi e non è come la federazione ciclistica, Io insomma. per esempio sono una di quelle che non ce l'ha col calcio, non ce l'ho con quelli che guadagnano, perché comunque ci sanno fare, hanno gli sponsor che hanno e quindi è inutile che io sport minore me la vado a prendere, perché riparte il calcio, allora perché non riparto io? Poi No, per no, carità, ecco. io ce l'ho sempre con i piani alti perché non, adesso per esempio la nostra ripartenza delle gare ci sono dei protocolli che non si capisce una beata mazza. Per non essere volgari e queste cose qua mi danno fastidio perché ci rimettiamo noi atleti perché non fa altro che rallentare la nostra ripartenza. Noi abbiamo bisogno di correre e con tutti questi protocolli dove non si capisce niente, ci siamo qua di nuovo sempre a ingarbugliare nelle cose burocratiche. A calcio già si gioca, Ma io guarda, su quindi. questo preferisco aspettare un pochino di più, però sapere che le ragazze, che i ciclisti, anche uomini, gareggiano in salute, non solo perché c'è un fatto alla prevalenza, il discorso finanziario, no? Sì, però purtroppo non c'è proprio un protocollo che si capisca, capito come far ripartire, quindi le attività purtroppo sono in stand-by e non è possibile che poi organizzi le frecce tricolori a Torino 3 Tutta settimane Italia. fa dove c'era un assembramento di gente. Che Dio la manda e a noi invece ci tieni là perché non possiamo gareggiare. Quindi diciamo le cose sono un po' uguali per tutti, non vogliamo parlare di calcio, però parliamo delle manifestazioni, ecco, le manifestazioni ci stanno, ci sono assembramenti quelli, quindi perché là non c'è nessun intervento, tutti col naso all'insù a guardare le frecce tricolori, non va bene. E noi a Questo. casa aspettare che riparta il tutto. Sì, ora io questo problema del coronavirus è una bomba che è arrivata anche in una situazione nostra complicata già di suo, dove non c'è chiarezza a livello politico di nulla, quindi è già tanto se ci se ne tira fuori le gambe. Però, ritornando proprio allo sport, c'è bisogno di figure che pretendano. Non che chiedano e basta, che pretendano, specialmente quando si parla di ciclismo, di avere maggiori garanzie e di avere risultati. Non solo si presenta la legge, si presenta la proposta di legge, il DDL, e non l'hanno approvato. No, si blocca, si deve fare qualcosa per ottenere e per cambiare qualcosa, se no da quel posto lì ti si deve togliere. Ecco, io lo direi anche a te fra 2 anni. Cioè, non è che lo dico con cattiveria, lo dico perché credo a quello che dico. Poi magari che sia facile ottenere delle cose quando sei lì, questo so di preciso di no, perché sono stato PGC, Lega, so come funziona al palazzo. Però un sindacalista si deve, una persona che deve gestire gli interessi dell'atleta. Basta vedere il caso che è successo alla Balducci proprio stamani, alla Balducci stamani che è stata licenziata in tronco perché in un allenamento si è messa una maglia di creazione sua, non si sa, nessuno la difenderà, nessuno dirà niente perché sono tutti intrecciati così. È questo che a Vabbè, me ma dà fastidio, anche se non mi riguarda. non è che, cioè, io mi sono distanziata un po' da questo mondo facendo una mia squadra, non perché son cretina, perché queste cose a me per 2 anni consecutivi mi è successa questa cosa simile, quindi
Voglio dire, contiamo molto poco noi atlete nelle squadre italiane. Oh, allora io però non voglio, scusa, non Quindi... voglio stare contro, non voglio prendere la difesa né della ragazza né della società perché non conosco le dinamiche vere. No, lei ha dato la sua versione, bisognerebbe poi sentire la versione della società, ma io non voglio entrare in questa disputa. Sì, per Però carità, sono fatti che non conosciamo, però per mia esperienza sindacato. personale, a me sono successe entrambe le volte che ero nelle squadre professioniste vicende del genere, dove comunque i miei diritti sono stati abbondantemente calpestati. Tra l'altro, conosco anche la Michela Balducci, che è una persona molto professionale, e quindi un pochino di parte sicuramente sono. Devo dirlo, Sì, ma non penso per è esempio, che infatti, non ci giro nessuno. tanto intorno, eh? Non ci giro tanto intorno su queste cose. Capito? Tante Cioè, quindi. squadrette italiane dovrebbero un attimino rivedere la loro scala di valori. Eccola, tu si dice che c'è la versione della società, ma io non voglio entrare nella versione della società. Io tiro fuori questo. L'abbiamo mai visto in televisione sulla Rai, a TG5, in una televisione nazionale? L'ASPI fare una protesta come fa anche l'AIFE, che è il sindacato dei calciatori, in dove è presente qualcosa? Mai. Quindi ci va che. Io questo non lo so, non entro in merito e sicuramente ci sarà modo di parlarne. Però ecco, una manifestazione importante è stata fatta e adesso non è che uno giustifica, però il fatto del Covid sicuramente ha rallentato le cose. Per quanto mi riguarda, la mia battaglia non è finita, non mi interessa chi è in carica, chi non è in carica. Secondo me, ognuno di noi, soprattutto noi professionisti, siamo tenuti, e soprattutto i campioni, quindi non me, ma gente che ha un curriculum molto più importante del mio, che rappresenta anche un'immagine del ciclismo italiano, dovrebbe essere tenuto a fare questa battaglia in prima persona, perché si è campioni non solo su strada, ma anche quando si difendono i diritti del proprio lavoro e anche come portavoce di tutti gli amatori che per passione ogni giorno escono di casa e non sanno se tornano. Quindi noi professionisti rappresentiamo un'immagine e abbiamo il dovere civico di essere portavoce anche di tutti gli amatori che non hanno invece questa immagine, no? Che lo fanno per passione e che rischiano la vita tutti i giorni, quindi io lo faccio anche per loro, ecco, non solo per la mia pelle. E lo fai perché ci credi, però Ci altre credo. persone magari se ne fregano e ognuno pensa per Ma sé. perché è un discorso scomodo, parliamoci chiaro, è un discorso scomodo, dà fastidio ai piani alti, perché sei là che ti lamenti di qualcosa, non c'è niente da nascondere. Certo, mi lamento e come? Magari c'è la Perché ragazza che fa parte del corpo di Stato, ora è c'è tutta questa certo, problematica ovvio che io legata. magari posso parlare un pochino di più perché tanto non è che, cioè, il presidente della mia squadra è il mio compagno, quindi non è che se mi licenzia poi sono Si cavoli decide. suoi, no? Però io in realtà non è che pesto tanto i piedi. Poi c'è poco da dire, la situazione è talmente palese che tutti i giorni rischiano la vita e quindi ecco. Dovremmo tutelare un pochino di più i nostri diritti da lavoratore, tutto qua. Va E lo bene, io deve con fare questo soprattutto chi è professionista. dovrebbe esporsi, ma no, non abbiamo peso. Come ciclismo, purtroppo, no? I campioni che si fanno portavoci non ci sono più e quindi la federazione, secondo me, non è stata buona di valorizzare, no? I ciclisti e le cicliste, no? Prendiamo in Italia come si tocca il ciclismo femminile, sono minimo bicampionesse del mondo, bicampionesse d'Europa, le prendi tutte. Una più bella dell'altra, tutte intelligenti, tutte che sono laureate o che vanno al liceo, che vanno. Quindi tutte ragazze che anche a livello di immagine le potresti prendere Letizia Paternotte, chiunque, senza guardare
però non sono valorizzate sotto quell'aspetto lì, mentre nel calcio hanno saputo lavorare tanto di più. È uno sport che è più in vista, siamo d'accordo. Però anche ora nel calcio femminile Saragama la fanno vedere nelle pubblicità insieme agli uomini. Ecco, se il ciclismo non lo pretende questo, si lascia tutto così perché chi ha il potere gli sta bene così. Vedremo, insomma, io ti lascio libera, non ti faccio più tirar fuori partecipare anche alle mie polemiche, perché anch'io sono un combattivo e presto sono stato, insomma, coinvolto in un ente sportivo nazionale dove si farà proprio anche lì anche di colpi al legislatore per la sicurezza stradale, poi avrò modo di ricontattarti proprio per metterti anche visto la tua appartenenza al problema. Quindi, allora ti ringrazio Assolutamente. di essere stata qui, di averci raccontato di te, di esserti fatta conoscere ancora di più. Ho apprezzato questo tuo modo diretto che hai avuto nel dire quello che pensavi. Quando vedi la cappellotto, ricordati che si dimetta e magari ci metta te. Dice tanto che non ci sei più te, non se ne accorge nessuno. Comunque, la saluto anche lei. Ti Sarà ringrazio contenta di aver sentito sta cosa. ancora. No, ma glielo dico sempre, non è un segreto, Non è che è venuta fuori con te, gliel'ho proprio anche scritto, l'ho scritto anche all'Appi, dimettetela. E l'ho detto anche alla sua comare Mara Mosole, che saluto, e che anche lei potrebbe essere una persona adatta per fare queste cose. Ma Alessandra no. La ricordo come campionessa del mondo a solo, che stava per vincere, che io la guardavo e dicevo, mi piacerebbe conoscere questa ragazza. Però poi ora sono qui che la voglio far diventare. Non lo Comunque. so, ma magari invitala una volta in diretta, così anche lei ha modo di poter rispondere, ecco. Perché poi, ma sì, perché poi le polemiche, quando uno non ha modo poi di rispondere, capito, sono un po' Ci ho poco pensato, corrette, no, no? no, no, Concedimelo, come dici, concedimelo. Però se io adesso non posso prendere le sue veci per rispondere, quindi però un tuo lancio così importante di dire dimettiti, allora magari sarebbe interessante una volta vedere un confronto così tra voi due in cui si parla un pochino più apertamente della certamente, questione. ma avrò modo di invitarla, sono convinto che Permettimelo, permettimelo, perché certamente. io di lei, nel senso veramente, ripeto, stima come donna, come persona, quindi ecco, mi spiace poi sentire questo Donna come malcontento. persona, io non mi permetterei mai di criticarla come No, ma per figura. quello che sta facendo, ecco, sul ciclismo femminile, ecco, quindi Nulla. E non entro in merito e quindi no, ma ecco. io avrò modo di magari la mettere in difficoltà, è perché poi non potrebbe dire quello che pensa, no? A differenza mia. Quindi sarebbe un po' comunque un confronto, però gli manderò un WhatsApp e gli chiederò di accettare questo confronto. Va bene. Grazie del consiglio, una buona sera anche ai nostri follower, chi è stato qui con noi, e una buona sera, una buonanotte anche a te, a presto. Buonanotte, ciao, grazie. Ciao.